Oggi si inaugura la Cittadella della Carità, che dà una risposta precisa ad un bisogno che emerge sempre più prepotentemente dal territorio, ovvero l'offerta di alcuni alloggi a padri separati che si trovano in difficoltà economica. Come è nata questa idea? L'idea è nata proprio dal verificare che sul nostro territorio era necessario dare una risposta concreta a questa necessità. E quindi ci sembrava un modo per venire incontro a quelli che sono quei bisogni che in realtà ci sono, ma che poi tante volte rimangono nascosti in un senso di dolore o di vergogna. E quindi ci siamo decisi proprio a prendere in mano questo tipo di urgenza sociale, e abbiamo trovato poi la corrispondenza da parte dell'istituzione, appunto, oltre che il contributo alla diocesi, abbiamo avuto il contributo dell'8 per 1000 della conferenza episcopale, della fondazione della Cassa di Risparmio e poi della Caritas nazionale, che tanto, devo dire, ha aiutato la diocesi nel periodo del terremoto. E perché è intitolata a Maria Marchesi e Edoardo Focherini? Il motivo viene dal fatto che le opere di carità della Chiesa non nascono da un puro fattore di filantropia, ma sono l'espressione della fede in Cristo. Gesù ce lo dice chiaramente, che noi siamo chiamati ad amare gli altri come Lui ci ha amati. E allora volevamo proporre un modello, un esempio di una persona che ha preso sul serio il messaggio evangelico fino ad arrivare a dare la propria vita per l'amore di Cristo e dei fratelli. Questa situazione, questa bella situazione, ovvero questa opera della Cittadella della Carità, nasce dopo un periodo drammatico, quello del terremoto vissuto da questo territorio. Prossime aperture di chiese nella diocesi, chiese danneggiate dal terremoto? Prossime aperture ci sarà la chiesa di Panzano, stanno finendo i lavori, la chiesa madre di Quartirolo, sono iniziati i lavori alla chiesa di Cortile, inizieranno i lavori alla chiesa di San Marino, stanno proseguendo a ritmo piuttosto sostenuto i lavori per il Duomo di Mirandola, e poi ci sono tanti progetti che aspettano di ottenere l'approvazione finale da parte della Regione, e quindi entro l'anno io penso che altri cantieri potranno partire. Grazie. Buon lavoro. Anche a lei.